Fonico, poverino, sta lì dalle 9 di mattina, magari di venerdì sera, capito? Sì, il direttore pure è stanco, e quello deve essere liberato, è una serie di stress che se non li controlli impazzisci. Intendiamoci, però. È molto più divertente lavorare alle Poste, eh? Okay. Intendiamoci. Però è anche a volte molto pesante. Di soddisfazione però no. Soddisfazione sicuramente ne dà tantissima. Ma quello sì. Però anche lì il rutilante mondo dà grandi soddisfazioni e anche grandi umiliazioni. Ha delle regole, c'è delle regole, alcune scritte, alcune non scritte. E poi ci sono, ma come in tutti i campi dell'attività umana, anche degli eventi imponderabili legati a circostanze che da una parte in certe occasioni ti possono dare l'occasione della vita. E dall'altra ti possono togliere invece una cosa che strameriti, il tuo momento, lo devi fare tu e non lo fai. Perché come tutti per i lavori, mille comunque motivi. Non va avanti sempre più bravo. Non sempre come più tutti bravo. I lavori. Ma come tutti, anzi ripeto, cose, nel nostro ancora sei bravissima, cioè quella che non sa neanche scrivere una cosa, però gli fanno fare le cose a lei. Certo. Chi lo sa. Capita. Una domanda per entrambi, quanto vi dà fastidio che ci sia questa invasione dei talent nelle sale di doppiaggio? Ma ormai diciamo che il fastidio c'è una sorta di rassegnazione. Però io vorrei fare un... E spesso ci fa gioco anche. Perché a volte entriamo anche noi nel giro grosso, perché è chiaro che se le proporzioni diventano così folli che... Sì. Adesso dico un nome a caso. Sì. Galeazzi che non fa il doppiaggio, viene a fare il doppiaggio e gli danno 20.000 euro. Allora io che faccio il doppiaggio non me ne puoi da mille. Da 40, 30 anni, capito? E allora a volte ci fanno gioco. Ecco, quello che mi fa rabbia non è l'ingresso dei talent. Mi dà fastidio l'ingresso dei talent che non fanno questo mestiere. Perché se tu vedi un cartone americano, non è che c'è Dan Rather a doppiare un cartone americano. Dan Rather fa giornalista in America. Mai a nessuno verrebbe in mente di fargli doppiare il protagonista di Scary Movie. No, a cartone. Fanno doppiare... Chiamano attori, un grande attori, attore attori. E allora va bene, grande rispetto. Se mi chiamano, dico un altro nome a caso, Gabriele Lavia, che del doppiaggio che c'entra? Andiamo da Veste Prato. V for Vendetta. Lavia, V for Vendetta ha fatto anche Gabriele Lavia. Sì, appunto, sto dicendo Gabriele Lavia. Ma io sono felice perché comunque al doppiaggio mettiamo una voce non sentita, non scontata, ma di un attore con gli attributi dove devono stare. Poi che gli abbiano dato di più o di meno non me ne frega più niente a quel punto. No, quello che mi dà fastidio è se chiamano davvero, che ne so. Quando c'è il merito va bene. Diciamo. Quando c'è poi la professione. Perché io se mi chiamassero in sala operatoria ad aprì uno, ma ragazzi, ma siamo pazzi? Però lì si rischiano delle vite e qui invece si rischia solo di rovinare un film. Ma, sì. Tu che fai Simpson, cosa ne pensi di Accolla che spesso chiama tipo Totti, Larry Blasi? Ma ragazzi, sui Simpson è una cosa... Simpson sono un prodotto a sé, sono un prodotto a sé dove oltre ad Accolla c'è da dire che c'è a monte dal tuo interlocutore che è Mediaset la volontà di rendere i Simpson comunque un fenomeno. Certo. E quindi, ma ragazzi, stiamo parlando di... fare le proporzioni, comunque di una cosa strana. A volte sono venuti questi grandi personaggi a fare la loro performance gratis per giocare, ma che gli frega? Sono venuti un pomeriggio a giocare e hanno fatto personaggi da 20 righe, però è uscito il trafiletto sul giornale. Valeva proprio la pena a quel punto chiamarli a fare il personaggio da 20 righe, ma a nessuno è mai venuto in mente di far fare Lisa Simpson a che ne so, a una strappona televisiva, no? Per cui facciamo le proporzioni. Se il gioco vale la candela, io devo chiamare uno che comunque non me lo rovina il prodotto. Certo. E mi esce un po' di stampa. Stiamo al gioco. Anche se gioco non sempre loro sono convinti che questo che porti gente al botteghino, ma non è sempre al cinema così. No. Non è sempre così, comunque, perché voi comunque avete imparato. Fabio, è quello che dicesti, che comunque alla fine questo torna utile anche a voi doppiatori, perché il pubblico comunque si rende conto della differenza abissale che c'è tra un aspirante addetto ai lavori, che può essere un attore di teatro e di cinema, e faccio l'esempio perché a me è un film che non è piaciuto proprio per il doppiaggio, Ilaria D'Amico, che è una giornalista che va a fare il doppiaggio di Eragon. È un film sul quale c'era una grande aspettativa. Vedi, ti dai la risposta da solo, poi fortunatamente ci siete voi, perché comunque anche se... Poi è chiaro che voi non vi mettete a telefonare, a protestare, a fare. Guarda, glielo fanno pure! Io mi ricordo il caso di Beautiful,
Sì, di Beautiful. Non mi ricordo quando è andato, quando siamo stati, eravamo in sciopero e andavo in onda con i sottotitoli. Vabbè, una sollevazione italiana ci fu, no? Tutti abbiamo telefonato, io ho telefonato e il centralinista non ne poteva più, perché era un continuo di proteste, di cose. Che è uscito sul giornale il giorno dopo? L'audience è ottima. Eh beh, contro chi combatti? No, è chiaro che... Però ecco, nel caso dei talent, ovviamente loro sono convinti, anche se non tutte le produzioni sono convinte. Ecco, vanno fatti i distinguo. Però è ovvio che in un mercato così ampio ci sia anche chi crede di risolvere. E adesso tutto. Infatti molto meno, c'è stato un periodo che facevano tutto, adesso sono... Il periodo per noi era diventato uno spasso. Comunque. Ma cioè, è arrivato un cartone nuovo, intanto non lo doppiamo, che c'è frega? Questa è la battuta media. C'è il nuovo cartone della lista, è ottimo, allora stavo tranquilli, intanto non ce li hanno. No, infatti, più o meno così. Per il discorso delle opportunità che facevo Teo, cioè secondo me è giusto, perché chiunque lo può fare. L'unica cosa che ci può dar fastidio è che io lo faccio da 35, Teo uguale. Ci può dar fastidio che noi lottiamo magari per chiedere determinate cose. Certo. E questi che non... vanno lì con l'autista, no aspetta, li va a prendere la produzione, arrivo due ore dopo, arrivo qua là e gli danno 20.000-30.000, ecco questa è l'unica cosa. No, ma non è che facciano male loro, fanno male a concederglielo, certo. Perché anche a me, se mi telefonano comunque, e mi vengono a prendere l'autista la mattina a casa, a livello solo di professionalità, Teo arriviamo in sala, ci mettiamo lì concentrati, pronti, attenti a non sbagliare. Beh sì, è tutto un insieme. È una macchina, no? Che funziona. Dopo 35 anni che lo faccio, cioè uno si sente un attimino, dai, qualcosa l'avremmo fatta, no? Di bello, Però, questa è l'unica cosa, però. Però per il resto... chiariamo un'altra cosa, in tutto il settore artistico non è mai niente scontato, devi sempre dimostrare di essere al passo, sì. No? Purtroppo sì. Se tu lavori in un'azienda e sei un manager di un'azienda e un giorno dici due frescacce, il giorno dopo va bene. Da noi, se un giorno non riesci a dire una battuta, dopo tre giorni... Ma che c'è? Sì, sì, che gli è successo un tempo? L'altro giorno non parlava. Sono 30 anni che parla, forse un giorno non parlava, può succedere, no? Però è il nostro ambiente in cui devi sempre dimostrare tutto. Pensate, adesso, veramente, cosa vuol dire, dopo tanti anni, fare un provino per dei ruoli... Che hai già fatto milioni di volte, su cui lo sai che sei giusto tu, lo sai il direttore, lo sappiamo tutti, però magari è arrivato il nuovo manager, trentenne, bocconiano, adesso sì, prendiamo un antipatico per antonomasia, no? Che poi in realtà non c'entrano niente, perché però hanno preso per questa nuova televisione satellitare, piena di nuove idee, i reality, no? E lui vuole sentire le voci, no? Vuole sentire un po' di voci, perché ne conosce, e quindi se gli dicono un nome non gli significa niente a lui, e quindi li vuole sentire, e tu stai lì per il provino. È una continua iniezione di umiltà, Noi prendiamo l'umiltone spray tutti i giorni, perché da una parte questo, dall'altra il fatto che tu sei anche il più bravo del mondo e sbagli. Sì, il nostro mestiere qui si sbaglia. Soprattutto perché magari capita che non puoi anche non andargli bene. No, ma sbaglia anche nella continuità nel lavoro. Ma il problema spesso, soprattutto quello dei provini, è quello che non tutti siamo subito pronti, Magari il provino lo vince uno che però poi non sa fare il film. Però quel momento, non regge il film, non regge quel momento, quel giorno, quelle battute gli sono congeniali, succede. Faccio bene il film, ma al provino non riesco subito. Ma allo stesso modo abbiamo anche vinto provini immeritati. Certo. Perché quelle tre battute. Più li vinci. Quelle tre battute tu le hai proprio fatte di vabbè, dai, mandatemi via. Vabbè, che devo dire? Hai vinto il provino. Sì, ho vinto il provino. Vabbè, capito? Per cui non c'è solo. Pure quando l'hai fatto benissimo, quando sapevi che era perfetto, non vincerai mai. Ci puoi giurare. Quando ti dicono bellissimo, bellissimo, aia, mi saluto perché non lo prendi. Purtroppo è così, per una strana legge che non capisco, non lo so. Non lo so, le energie che ci metti saranno diverse. Non lo so. Darsi, che quando vuoi fare bene fai troppo, fai strafai. Di solito strafai. È un po' come nello sport, no? Quando vuoi fare troppo, esageri la prestazione e sbagli. Quando arrivi che dici, vabbè, oggi una giornata tranquilla, faccio il record, no? Poi alle gare regionali fanno il record mondiale, no? Succede pure questo, quindi può succedere. E fateci un po' di domande, ragazzi, e poi vi raccontiamo un altro po' di aneddoti da vecchi nonnetti.